Ciao Paolo, buona serata. Ancora qui per il terzo appuntamento con Ricchi per la vita. Buona serata, grazie a tutti. Direi di ricominciare dove ci eravamo lasciati l'altro giorno, che parlavamo della storia del signor Standard & Poor's. Voglio leggere due righe di quel capitolo, la strana storia del signor Standard & Poor's a pagina 163. Voglio raccontarvi la storia di un americano dal nome stranissimo. Si chiama Standard e di cognome fa Poor's. Standard nasce a New York il 4 marzo del 57. Si impone subito per la sua autorevolezza. In poco tempo riesce a fare 500 proseliti. È la storia di una persona o è la storia di un indice che ha trasformato e disegnato e raccontato il mondo, Paolo? Beh, in fondo è la storia di tutte e due le cose, perché è entrato così tanto nella vita dei paesi avanzati. Io ricordo quando andai a insegnare a Princeton che guardavo delle volte la televisione a casa, e quello che colpiva allora, adesso è un po' diverso in Italia, ma che colpiva allora è che nelle trasmissioni statunitensi, anche nei momenti più romantici, più avventurosi, oppure nelle sfide più animate, in basso a destra uno vede sempre come va la borsa. Cioè vede la vita del signor Standard & Poor's, che è l'indice delle più importanti società, delle 500, infatti si chiama Standard & Poor's 500, nome, cognome, e diciamo così, non soprannome. Codice di avviamento postale. Ma codice di avviamento postale. Sono le 500 società quotate nella borsa americana più importanti. Ed è molto interessante, perché un po' si riprende a quanto abbiamo detto nelle lezioni precedenti, perché se tu lo vedi che saltella su e in giù, tu hai l'impressione che ci sono molte salite e molte discese. Ma in realtà il signore Standard & Poor's, se tu lo guardi con la prospettiva del più di mezzo secolo di vita che ormai ha, lui è sempre cresciuto. È sempre cresciuto, ma in alcuni momenti si è, diciamo, riposato. E nel nostro libro ha avuto l'onore di essere rappresentato nell'unica figura del libro. Ci eravamo ripromessi di non fare figura. Noi non volevamo fare una brutta figura, per cui non ne abbiamo messa affatto. La famosa storia degli editori che pagavano i grandi scienziati fisici e chimici, così via, che scrivono libri divulgativi, gli davano un po' più di soldi ogni formula che toglievano. Ebbene, questa vita di Standard & Poor's è molto immediatamente percepibile in termini del successo della sua vita, perché i quadrati dei periodi di guadagno sovrastano in maniera impressionante i piccoli quadratini delle perdite, perché la sua vita è fatta di successi e di temporanei momenti in cui il signor Standard & Poor's si riposa, e questi momenti di riposo corrispondono al periodo in cui lui non cresce di valore. Ebbene, la crescita di valore vista in questa prospettiva di tutta la sua vita finora, lui è ancora molto giovane, in realtà vivrà ancora a lungo, è una vita di enormi successi. Di qui quello che ho detto anche nell'azione precedente: noi in borsa non perdiamo mai, abbiamo dei brevi periodi di mancati guadagni. E se lo vediamo, effettivamente il periodo di riposo rappresenta veramente soltanto una pausa. La crescita sembra quasi lineare, no? Più allunghiamo poi il tempo di investimento e più ci rendiamo conto che non c'è un momento di incertezza, c'è un momento di pausa, come dice Standard & Poor's. Purtroppo però il nostro cervello si è foggiato in centinaia e migliaia di anni in cui i momenti di perdita ti fanno molto più male dei momenti di corrispondenti guadagni. Cioè, se noi partiamo con 100, un investimento materiale, affettivo, come vuoi, la discesa 90 crea un dolore molto maggiore della salita 110. E quindi noi siamo costruiti molto male per concepire quei momenti di pausa come dei momenti di breve pausa, quali essi in realtà sono, perché le perdite ci fanno molto più dolore di un guadagno della stessa entità.
solo se rappresentiamo la storia di Standard & Poor's nel complesso della sua biografia, in quella singola immagine, noi cogliamo questo punto. Beh, ci sarebbe da fare un cartone animato a questo punto su Standard & Poor's, magari lo insegneremo anche ai bambini con... ci penseremo, no? Che dici? Certo, sarebbe un'ottima idea. Ci vediamo fra due giorni. Grazie, buona serata. A te e a tutti quelli che ci seguono, arrivederci, ciao.